Chioggia. Questa è la porta di Chioggia, quello è il corso principale. Porta Garibaldi, qui comincia Corso del Popolo. Nel 1867 Garibaldi è passato da lì, allora anch'io. Buongiorno. Lui è Emilio, un mio amico, biologo marino, si intende di Chioggia e soprattutto di pesce. Mi insegni come si fa a prendere il pesce fresco, a non farsi fregare, a riconoscere il pesce buono da quello meno buono? Guarda, basta avere un attimino l'occhio, sapere... L'occhio. Due, tre. Ma ecco, l'occhio nostro o l'occhio del pesce? Entrambi. Ecco, una cosa che salta subito all'occhio entrando nel mercato ittico di Chioggia sono i tendoni rossi, quindi questa colorazione molto calda, satura. Sì, c'è un motivo per cui... Ecco, c'è un motivo, e anche tutte queste luci molto potenti dei paletti che puntano il pesce. Questa luce molto forte fa sì che i riflessi cangianti del pesce facciano sembrare un pesce magari non esattamente pescato quella giornata, sì, un pesce bello fresco. Ah, guarda, non immaginavo. Quindi la scenografia è importante. Assolutamente, la messa assolutamente in scena. Sì. Ma uno come me, che è un contadino e non è un pescatore, come fa a capire qual è quello fresco? Ma praticamente c'è la tracciabilità. La tracciabilità vedo questo, vede? Ah, qui c'è scritto. C'è scritto. Per la normativa vigente il pesce deve essere etichettato in maniera corretta. È importante anche acquistare un prodotto di stagione, quindi per esempio in questo caso settembre-ottobre è il periodo della triglia da fango, e quindi acquistiamo la triglia da fango a un prezzo basso, un prodotto fresco e locale. Senza che Massimo ci senta, come si fa a capire se un pesce è fresco o non è fresco? Se magari è congelato o non congelato? Ci sono dei trucchi, certo, assolutamente perché... sì, deve avere un occhio ad esempio rigonfio verso l'esterno, lucido, sicuramente non opaco, ma la colorazione stessa del pesce, come vediamo questi pesci sono riflettenti, hanno una colorazione quasi metallica, lo stesso anche la consistenza delle carni è uno dei fattori molto importanti. La carne del pesce deve essere soda, salda, non deve essere flaccida. Posso toccare un pesce solo un attimo? E lascio l'impronta, ecco, questo non è, vedere, non è un buon indice. Adesso è tornato giù. Emilio, un'altra cosa pazzesca. A me piacciono molto le cozze, ma ho paura magari di star male. Quindi bisogna che io sappia riconoscere le cozze fresche. Come faccio? Ecco, per riconoscere una cozza fresca deve essere brillante la luce, ma la cozza deve essere chiusa, la cozza deve essere viva. I molluschi in generale devono essere venduti, anche per legge, devono essere venduti vivi. Quindi le valve non devono mai essere aperte, ma sempre chiuse. E il peso specifico di ogni singola cozza deve essere consistente, deve essere quella di una cozza piena, non di una cozza vuota.